Ci troviamo davanti ad uno dei più importanti dipinti del museo, che raffigura la Sacra Famiglia con San Giovannino. Perché parlarvi di questo dipinto e quest'anno? Perché nel 2020 ricorrono 500 anni dalla morte del grande pittore Raffaello Sanzio d'Urbino, che è stato uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano. La storia di questo dipinto, o meglio, la storia pubblica di questo dipinto, inizia nel 1603, anno in cui Gentile Buoninfanti, un nobiluomo moglianese, nel suo testamento, che verrà aperto l'anno seguente, lo dona alla comunità di Mogliano e, per l'esattezza, alla chiesa di Santa Maria di Piazza. Voi dovete sapere che la chiesa di Piazza è la chiesa della comunità, non era una chiesa parrocchiale. Era stata costruita dal comune ad uso del comune, il quale pagava i sacerdoti che officiavano all'interno di questa chiesa. Quindi la volontà del testatore è proprio quella di lasciare il dipinto ai moglianesi. E così è accaduto, e questo dipinto si è conservato proprio fino ai nostri giorni. Ma questo dipinto è avvolto da un grande mistero, perché dal momento della sua donazione iniziano delle stranezze. Intanto lo stesso Gentile Buoninfanti chiede nel suo testamento che la pala venga murata di fianco all'altare della Madonna del Rosario nella chiesa. Come mai questa bizzarra richiesta? Molto probabilmente perché la riteneva effettivamente di grandissimo valore, e questo si spiegherà proprio negli anni a venire. Infatti, l'opera è stata da sempre considerata dipinta dal grande Raffaello Sanzio. E questo ci fa molto onore, perché negli anni seguenti, nei vari inventari della Chiesa, si parla proprio del dipinto realizzato da Raffaello. Questo non ci deve stupire, perché la famiglia Buoninfanti è legata a molte altre committenze d'arte, quindi evidentemente i componenti di questa famiglia erano appassionati ed esperti estimatori d'arte. Voi pensate che Giacomo Buoninfanti, che era sindaco della chiesa di Piazza, appunto, commissiona a Lorenzo Lotto la grande pala d'altare per la nuova chiesa che si era costruita in quegli anni. Ma un altro Buoninfanti, Giosia, lo troviamo dietro alla committenza di un altro dipinto importante che si trova oggi nel Palazzo Comunale, che un tempo abbelliva l'altare maggiore della chiesa di San Michele, che si trovava proprio a pochi metri da dove sono io in questo momento, da solo, qui nel Museo di Arte Sacra. Si affacciava nella piazza, ma poi venne demolita e il quadro finì tra i beni del comune. Quindi i Buoninfanti sono legati da sempre a una serie di committenze. Una delle ultime scoperte è stata fatta qualche anno fa, quando è ritornata da San Marino un'opera che era attribuita, scusate, a Durante Nobili. Oggi, dopo il restauro, si è scoperto essere di Durante Nobili, che è stato allievo di Lorenzo Lotto, per cui è stata rinvenuta la firma, ma in basso, al centro del dipinto, coperto da una pesante ripintura, è comparso lo stemma della famiglia Buoninfanti. Questo per dirvi appunto che si tratta di una famiglia importante, ricca, che ha potuto commissionare tantissime opere d'arte, e questa in particolare. Ritorniamo al nostro argomento, questa Sacra Famiglia, perché è stata murata nella chiesa di Santa Maria? Sicuramente, come dicevo, per il gran valore dell'opera, ma questo non è stato sufficiente a mantenerla lì in chiesa, perché i forestieri che venivano a Mogliano per vedere questo splendido capolavoro chiedevano delle copie da portarsi via, e quindi l'opera veniva costantemente rimossa dalla parete per farne appunto delle copie da vari artisti, e quindi cominciava a deteriorarsi. Tant'è che nel 1730 la curia arcivescovile di Fermo dovette intervenire per vietare la rimozione di questo dipinto, pena 10 fiorini di multa, e quindi una sanzione importante per l'epoca, e questo ancora va a sancire il fatto che l'opera fosse di straordinario valore. A conferma di tutto questo, ho rintracciato tre copie di questo dipinto, che erano in collezioni private, appartenevano a famiglie moglianesi che le fecero eseguire nella seconda metà del Settecento, almeno a giudicare dallo stile. Una era a Palazzo Forti, dove è tuttora, tra l'altro,
e con molta probabilità appartenente proprio alla famiglia Forti stessa e lì rimasta per secoli. L'altra si trova nel palazzo dei Conti Latini, oggi di proprietà dei discendenti, ed è stata addirittura restaurata e può essere ricondotta al pittore moglianese Giambattista Fabiani. Una terza, che ho rintracciato, proviene dalla collezione dei Conti Marchetti che avevo nel palazzo qui in piazza e che oggi è in una collezione privata di discendenti della famiglia stessa. Quindi questo sta a dimostrare l'importanza di questo dipinto. Ma è effettivamente di Raffaello? Ha una qualche affinità con Raffaello? Bene, apriamo un altro mistero. Siamo agli inizi dell'Ottocento, forse alla fine del Settecento, quando Giambattista Cosimi, un abate moglianese, uno studioso, un raccoglitore di memorie, molto pertinente tra l'altro, si è occupato anche dei fioretti di San Francesco e pochi mesi fa venne appunto a Mogliano, l'arcivescovo di Benevento, a studiare proprio dei suoi scritti relativi ai fioretti di San Francesco. Quindi un personaggio di altissimo livello culturale, un ottimo studioso. Cosimi scrive una lettera al cardinale Brancadoro, allora arcivescovo di Fermo, al quale dice: Eminenza Reverendissima, un giorno per diletto, cercando fra le carte di casa Buoninfanti alcuni documenti, mi sono imbattuto in una lettera scritta nel 1500 e dintorni, in cui appunto un tal Buoninfanti si firma, compare ed è indirizzata appunto a Raffaello. Poi l'abate continua dicendo: mi sono recato a cercare questa lettera ma non ne ho più trovato traccia, ma sono pronto davanti a vostra eminenza reverendissima a farne giuramento. Non abbiamo motivi per dubitare della parola dell'abate Cosimi. Non sappiamo se parli dell'archivio privato della famiglia Buoninfanti o se di altri archivi moglianesi nei quali si trovava questa lettera. Fatto sta che sarebbe interessante metterci tutti gli studiosi a ricercare questo documento così prezioso, che potrebbe attestarci un qualche legame con la famiglia di Raffaello, no, o con Raffaello stesso. Però c'è un altro fatto che ci porta a pensare che questa notizia possa essere vera in qualche modo. Infatti abbiamo notizia di alcuni esponenti della famiglia Buoninfanti che frequentavano abitualmente Roma, la capitale. Lo stesso Gentile, che è il donatore di quest'opera, ha svolto funzioni da segretario o di amministratore per conto del principe Mariano Colonna e quindi ha frequentato Roma e i suoi feudi in Abruzzo. Ma noi abbiamo notizie anche di antenati della famiglia Buoninfanti che frequentavano Roma, dove avevano una spezieria, ossia una moderna, una di quelle che oggi chiameremo farmacie. Non ci stupisce pensare che Raffaello frequentasse il giro di marchigiani a Roma. Voi sapete che proprio alla fine del Cinquecento Sisto V concede alla società marchigiana a Roma la chiesa di San Salvatore in Lauro e verrà istituito quindi il Pio Sodalizio di Picelli. Ma abbiamo notizie anche di altri pittori che frequentavano le cerchie di personaggi della propria regione di appartenenza. Per esempio Caravaggio frequentava l'Osteria dei Lombardi. Quindi magari lo stesso Raffaello avrà continuato a Roma a frequentare ambienti dove ruotavano figure marchigiane. E non è escluso anche che si sia servito proprio nella spezieria del nostro Buoninfanti per l'acquisto di alcuni materiali indispensabili nella sua professione di pittore, per preparare dei pigmenti, per apprettare le tavole e via dicendo. Quindi se mettiamo insieme tutti questi indizi, ci viene da pensare che in effetti questo dipinto possa essere di Raffaello. Ma ora vorrei leggervi una cronologia di attribuzioni che sono state fatte proprio a proposito di questo dipinto. Nel 1769 il nostro famoso Giuseppe Carnini, il cronista, colui che scrive
in un diario gli avvenimenti più salienti del nostro paese, nello Stato moderno scrive che si tratta proprio di un'opera di Raffaello. Giambattista Cosimi, come vi dicevo, scrive al cardinale Brancadoro questa lettera, ma anche lui si esprime a proposito di questo dipinto dicendo che si tratta di un'opera del grande maestro di Urbino. Nel 1807 i priori di Mogliano realizzano una teca per contenere questo dipinto da mettersi in chiesa e nella cornice fanno apporre questa iscrizione: Deo Optimo Massimo, preziosa anc tabulam a Raffaele Urbinate dipinctam. Quindi i priori di Mogliano non hanno dubbi nell'Ottocento che si tratti proprio di un'opera di Raffaello. Ma proseguiamo. Nel 1829 il Pungileoni, un noto storico dell'arte, scrive nell'elogio di Raffaello del nostro dipinto. Parla di Mogliano e dice appunto, cita questa vicenda dell'abate Cosimi, ma poi si contraddice ad un certo punto e ritorna sui suoi passi, non attribuendo più l'opera a Raffaello, e da questo momento in poi cominceranno i primi dubbi. Siamo nel 1851 e il nostro Giuseppe Chierichetti, un personaggio da riscoprire perché fu un avvocato ma importantissimo per la storia di Mogliano, raccolse tantissime notizie e ebbe una fitta corrispondenza con l'avvocato De Minicis di Fermo, al quale scrive proprio in quest'anno, nel 51, di quest'opera, e anche lui l'attribuisce a Raffaello. Nel 1864 Luigi Rastelli, un altro moglianese che si è dilettato di antichità, dice che il professor Mancini, accademico di San Luca, si esprime anche lui a favore del pittore Raffaello di Urbino. O al limite della scuola, un altro forestiero in visita a Mogliano l'attribuisce invece al pittore Francia. Nell'esposizione del 1905 di Macerata l'attribuzione invece cade su Innocenzo Francucci da Imola. Nel 1951, nella mostra regionale di arte sacra a Fermo, nella didascalia dell'opera che è esposta, vi è scritto Innocenzo da Imola. La dottoressa Cecilia Guarino, in un lavoro di laurea, si esprime appunto su una serie di attribuzioni e ci parla della storia di questo dipinto, facendone un lavoro esaustivo. Che cosa possiamo dire noi a proposito di quest'opera? Posso dirvi questo, che esiste un dipinto di Raffaello, la Madonna della Rosa, che ricalca esattamente questa iconografia. Pertanto il paragone con Raffaello ci sembra opportuno. Ma se voi osservate questo dipinto e potete notare che ci sono alcune discrepanze anatomiche, ad esempio la testa di Gesù Bambino è molto piccola rispetto al paffuto corpo, alle grandi cosce e alle sproporzionate manine, così invece come la figura di San Giovannino ha una testa molto grande e il corpo più piccolo. Questo ci fa riflettere su due cose: o che il pittore abbia utilizzato dei cartoni preesistenti montando insieme corpi, mani e volti differenti, oppure che non conoscesse le proporzioni anatomiche. Raffaello non avrebbe mai fatto errori del genere. Posso dire che nella mia esperienza di restauratore di opere d'arte ho avuto a che fare anche con Raffaello, lavorando ai Musei Vaticani, e posso dirvi che le figure di Raffaello non hanno soltanto un colorito che supera ogni altro pittore dell'epoca, ma hanno un'anima, uno spirito che le rende vive. E osservando questo dipinto non troviamo questa stessa espressione d'anima. Pertanto devo anch'io concordare con i vari critici che attribuiscono l'opera a Innocenzo Francucci da Imola. Ma questo non fa che il nostro dipinto sia di minore valore, anzi ci fa capire quanto fosse importante il mito di Raffaello,
un mito che è rimasto fino al Novecento, nel secolo scorso, un mito che ancora oggi ci fa parlare di questo grandissimo, straordinario personaggio, un pittore che ha saputo lasciare una traccia nel corso di tanti secoli, forse l'unico che è riuscito ad essere imitato, apprezzato fin quasi ai nostri giorni. Ma questo è dovuto al fatto che, oltre ad avere una straordinaria capacità di disegno, una grande sensibilità cromatica, ha avuto una numerosissima scuola di allievi, i quali si sono poi diramati in varie parti d'Italia e hanno lasciato capolavori straordinari. Basti pensare a Giulio Romano, che ha dipinto quelle straordinarie scene a Palazzo Te a Mantova, soprattutto nella Sala dei Giganti, dove ha saputo unire agli insegnamenti di Raffaello la propria fantasia e la propria creatività. E quindi Mogliano, a 500 anni dalla morte del grande pittore Urbinate, vuole in qualche modo ricordarne il mito proprio attraverso questo dipinto.